Salve a tutti, siamo alla lezione numero 6 del manuale. I due accordi più importanti e i loro rivolti. Abbiamo visto negli esercizi 1 e 2 che nella scala di Do si può costruire un accordo su ogni grado. Ora inizieremo a usare gli accordi del primo grado e del quinto grado. Osserviamo il primo grado, Do Mi Sol. Se a queste note cambiamo l'ordine, non cambierà il significato armonico dell'insieme. Si tratta sempre di un accordo di Do, suonato in varie posizioni. Questa è la posizione fondamentale. Questo è il primo rivolto, questo è il secondo rivolto. In altre parole, avremo sempre l'impressione che si tratti dell'accordo di Do maggiore, anche se le altezze saranno cambiate. La stessa cosa si può notare nell'accordo di Sol maggiore e nei suoi rivolti. Sol maggiore in posizione fondamentale. Primo rivolto. Come si ottengono i rivolti? I rivolti si ottengono portando la nota più grave all'ottava alta, da Do Mi Sol faccio Mi Sol Do e ottengo il primo rivolto. Ripetendo ancora l'operazione, questo Mi lo porto sopra, Sol Do Mi, questo è il secondo rivolto dell'accordo di Do. Lo stesso si può fare con l'accordo di dominante, Sol, Si, Re. Primo rivolto, Si, Re, Sol, Re, Sol, Si. Queste combinazioni diverse dalla posizione fondamentale si chiamano rivolti e si ottengono spostando la nota più grave all'ottava superiore. Se vogliamo collegare l'accordo del primo grado con quello del quinto, anziché saltare con la mano nelle rispettive posizioni fondamentali, collegheremo gli accordi con l'aiuto dei rivolti. Allora, questo è un collegamento fra due fondamentali ed è scomodo perché devo saltare molto con la mano. Se invece faccio così, faccio posizione fondamentale del primo grado, e primo rivolto del quinto. Altre posizioni. Primo rivolto del primo grado con secondo rivolto del quinto grado. Un'altra posizione. Questo è il secondo rivolto del primo grado con la posizione fondamentale del quinto. Andiamo avanti. Ora possiamo realizzare qualche esercizio usando i due accordi. Suoniamo l'esempio C e poi proviamo a improvvisare sugli esercizi 13 e 14. L'esempio C è il seguente. Passo all'esercizio numero 13. Esercizio numero 14.
Per oggi ci fermiamo qui. Ci sentiamo al prossimo filmato per ultimare questa lezione numero 6. Grazie per avermi seguito.